E sabato al Franchi protagonista anche Manuel Pasqual, sia all'inizio che soprattutto alla fine, applaudito anche da tutto lo stadio. E vorrei sapere anche il vostro parere, prima però ascoltiamo anche le parole di Freitas. Ma lì si deve rispettare un professionista che ha fatto il suo lavoro, non è che questo non si passa da tutte le parti del mondo. Lui è un giocatore dell'Empoli che ha fatto la sua carriera sportiva in maggioranza con la Fiorentina, ha un grande rispetto per la Fiorentina sicuramente, però lì è stato professionista, che non si, niente da improvvisare. Ha creato dibattito il fatto che sia stato proprio Manuel Pasqual a calciare il rigore. Qual è il vostro pensiero? Il mio pensiero è che noi si pensa che il centro di mondo sia la Fiorentina e tutto quel che viene fatto è in funzione della Fiorentina. E il presunto bacio poi alla maglia, che sinceramente io non ho per molto, me Pasquale ha allora, molto a parte notato. Per l'Empoli quello è un rigore che gli può valere la salvezza fondamentale, quindi se l'ha tirato il giocatore con più esperienza e che forse se la sentiva di più, è normale. Se poi lui ce l'aveva perché non era stata a suo modo di vedere trattato bene, per tutti i diritti in campo, perché sta sui divano l'è facile, poi in campo c'è la partita, siamo al 90esimo, loro venivano da un momento complicato. L'unica cosa è qui bacia la maglia, sinceramente poteva far meno di farlo. Però ti ripeto, noi si vive tutto in funzione della Fiorentina, perché quando si sta una settimana di che Viviano voleva far fango a Babacar, che si è messa a piangere perché gliel'ha parata, e lì sarà contenti perché Viviano è per la Fiorentina. Qui siccome Pasquale ci avrebbe fatto il torto, Pasquale non va... Ragazzi, abbozziamo. Vado a sentire il parere dell'abbonato in curva Fiesole, Federico Gnesti. No, quando giocano, penso i giocatori sono professionisti, su questo bisogna essere tutti concordi, insomma, perché lo stesso giocatore viene nella Fiorentina e magari ha giocato gli anni passati in un'altra parte. Il baciare la maglia, insomma, dispiace perché 10 anni passa, insomma, in Fiorentina potevano essere ricordati diversamente. Come diceva Leonardo, avranno avuto i loro screzi di contratto o altro, magari poteva essere l'occasione quella di rivalsa, però poi io non mi ci fermerei troppo, tanto non penso neanche ci si debba troppo anche affezionare a giocatori che abbiamo, insomma, perché magari ne potrebbero, chi lo sa, anche arrivare di migliori. Il prossimo anno potrebbero cambiare. Insomma, mi sembra di bandiere la Fiorentina ne venga ricordata solo una sempre generalmente, sì. Sì, che poi per il resto. Ascoltiamo però le parole direttamente di Manuel Pasqual. Il rigore al 90esimo è solo un qualcosa che racchiude il momento di oggi. Probabilmente, non lo so, il mister insieme a un paio di miei compagni hanno voluto che andasse a battere io, probabilmente con la speranza che andasse dentro, perché nel caso di un errore magari ero quel giocatore che poteva avere l'esperienza di mandare giù un rospo pesante e voltare pagina. Enrico? Un rigore troppo importante per l'Empoli è stato affidato all'uomo di maggiore esperienza. Lui sì, non si è lasciato molto bene con la Fiorentina società, ma i tifosi credo che lo ricordano, lo hanno anche salutato nel modo giusto. Il bacio della maglia, di conseguenza lui gioca per l'Empoli e quindi bacia la maglia dell'Empoli. Il prossimo anno andrà a Massa, bacerà la maglia della Massa. Ma, sì. Ma io sento arrivare in tifosi studio, una mancanza di rispetto. Sento arrivare in credo. Studio, non Leonardo, credo. Una musica che prima tu conosci tu brillavi, è diventata perché un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso, non lo sono stato mai. Ma quando mezzanotte viene? Il momento della trasmissione in cui Leonardo Peti deve trovare ogni settimana soltanto gli spunti positivi della Fiorentina. La cosa più positiva di questa settimana è che manca una giornata in meno alla fine del campionato. E quindi mi sembra già che sia un buono spunto. E per il resto, onestamente, io non riesco a trovare cose particolarmente positive della partita. Guarda, è me, che no, devo dire? Mi pareva tu ti fossi leggermente assopito. No, perché ascoltando Celentano onestamente. Beh, ora tu non puoi devo riempire dire... i minuti facendo no. Il comico. Un'altra, cioè, cosa che invece positivi. È positiva è che questo discorso sull'Europa League adesso si è concluso, così finalmente abbiamo la possibilità di pensare alle cose serie, cioè di progettare la squadra da sapore di sale, il futuro della Fiorentina, che mi sembra sia qualcosa di importante. Ora si leva tutta questa cosa,
e si passa a dire che la Fiorentina è una cosa seria. Chiudiamo la rubrica. Il calcio questo è una cosa seria. Anche nel mio libro in Italia, c'è una frase calcio. Il calcio è la cosa più seria di tutte. C'è una frase cult sul Madrid va bene una coppa, dove il protagonista dice alla moglie: taci, virgola, poi dice una parolaccia. La Fiorentina è una cosa seria. Quindi va trattata come una cosa seria. Facciamola vedere la copertina del libro di Francesco Russo. Sì, però fammi dire questa cosa che è la chiave della trasmissione. La chiave. Pertanto, come la chiave di volta di Bruno Giorgi, te lo ricordi? Come la chiave di Tinto Brass. Pertanto, i Della Valle a questo punto hanno la possibilità di decidere se vogliono fare le cose serie o no. Perché il calcio non può essere né un hobby né un dopolavoro. Il calcio va vissuto 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Altrimenti non c'è motivo per cui tu stia nel calcio. Perché stai nel calcio a prendere gli schiaffi. E quindi io gli voglio bene della Valle in questo momento. Del dirgli che o vivono il calcio, fanno calcio in maniera diversa, o vanno via e comprano l'Ascoli Piceno. Enrico? Sono d'accordo con Leonardo, ma mi credo spesso di essere d'accordo con Leonardo, perché probabilmente dice delle cose che reputo abbastanza esatte. Secondo me è un momento importante per la Fiorentina, è un momento importante per Della Valle, che devono dire quello che vogliono fare di questa squadra. Se vogliono effettivamente fare un progetto serio, si parla tanto dello stadio, personalmente penso che non verrà mai fatto, ma si sta parlando dello stadio. Si parla dello stadio, si può parlare di una nuova formazione, di una nuova squadra, di un nuovo futuro, di un nuovo progetto. E Della Valle devono essere chiari. Iniesti? Io penso che Della Valle oggettivamente forse davvero sono riusciti a non ottenere quei risultati che anche nei momenti hanno fatto uno sforzo economico importante, magari si meritavano. Insomma, a me rimane sempre negli occhi la sconfitta in semifinale del Glasgow Rangers a rigori, perché penso quella sia stata l'occasione più grande in assoluto della Fiorentina e Della Valle. E la finale in Napoli, sarebbe la sfortuna e quello della Roma. No, ma quella visto sì, però ora oggettivamente, Leonardo. No, bisogna proprio essere la Fiorentina. Leonardo, no, siamo d'accordo, può essere stato anche quello un momento particolare. Ora, quella di Glasgow, secondo me, aveva una valenza un po' più importante della finale. Che altro la squadra avevi contro? Ecco. Io ero a Glasgow. Sì, ma era la semifinale. Sì, ma era la semifinale, andavi a giocare, mi sembra. Con lo Zenit San Petersburg. Che magari, insomma, era una finale a giocare, però era la finale di Coppa UEFA. Quindi il concetto è quello comunque di una famiglia, di due fratelli che erano vicini alla Fiorentina, ma poi vari episodi gli anni di Prandelli, soprattutto andarono anche in ritiro qua in Mugello, onestamente, voglio dire, ci fu il periodo, purtroppo la causa del calcio ritenuto un calcio scommesso, no, la Fiorentina fece 2 anni di Champions, ne poteva aver fatti 4, e alla fine magari cambiavano anche le squadre da costruire. Le sentenze vanno sono state rispettate. La Fiorentina per 2 anni. Anche da noi, Dio. Ma dico oggettivamente, quelli sono 4 anni in cui la Fiorentina è arrivata in Champions e quindi magari poteva anche strutturare una squadra diversa invece di starci 2 anni soli. Poi dopo, quella fu una pagina nerissima. Sì, sì. Però dopo, alla fine, voglio dire, e poi, vabbè, con Montella, con una squadra che oggettivamente nessuno si aspettava che risultasse buona e come era stata costruita, e che io penso oggettivamente nel periodo della famiglia Della Valle, soprattutto il girone di ritorno, quello con Ljajic, Jovetic e Cuadrado allenato a Montella, sia forse stato il calcio migliore se visto a Firenze. Quanto spendevano a quel tempo? No, spendevano di più, Vargas, certo. Frey, Butu, voglia. Cioè, Gilardino, venivano qua, gli dicevano a Toni rimani qui perché si parte a meno 16. Ma io, a me basterebbe tornassero a fare quel lavoro lì, a me non interessa la... Oddio. Poi però a volte però mi basterebbe della a varia. Volte magari ci sono anche delle cose che non si possono dire nei confronti dell'opinione pubblica e magari si subiscono anche delle critiche che tranquillamente magari si potrebbero non subire magari perché si sta pensando a un progetto diverso e oggettivamente vediamo quello che accadrà dal 1° luglio 2017 di quest'anno. Quello diceva Leonardo prima, è vero, nel senso non che sia una notizia positiva, però oggettivamente ora questi 6 partite
di fine campionato serviranno davvero, penso, diamo alla uno sguardo società, alla classifica, così capire, abbiamo sott'occhio a la capire cosa fare l'anno prossimo. Vado anche dalla curva Fiesole, volevate intervenire? Sì. Dunque, sì, anch'io sono d'accordo nel senso che queste ultime partite serviranno giusto per arrivare in fondo al campionato e programmarci per l'anno prossimo. Oltretutto godiamoci anche un attimino la Fiorentina Women che sta vincendo o stravincendo il campionato femminile. Ne parliamo tra poco. E quindi, insomma, diciamo che una piccola soddisfazione c'è, la ce la leviamo, insomma. Da una delusione a una soddisfazione. Io devo dire che probabilmente l'occasione persa per la Fiorentina è quella dello scorso anno, quando alla termine del girone d'andata era prima in classifica con Paolo Sosa, che ha chiesto semplicemente due difensori discreti, non buoni, non buonissimi, discreti, e gli hanno comprato due parapeggici, diciamo, l'ho detto a voce bassa, effettivamente uno che non ha mai giocato e l'altro che è arrivato rotto, un indisponibile. Leonardo, volevi intervenire, ti vedevo così carico. Stranamente carico. No, si ricorda dei dibattiti 20 anni fa. No, quello, secondo me, che no, come dico sempre io, lì ci fu il sabotaggio. Vabbè, l'ha detto talmente tante volte. No, e l'ho detto, ma è lì il nodo di tutto. Francesco? Lì è Francesco? No, vabbè. Lì è finito il calcio a Firenze. No. Francesco? No, Francesco dice che... Francesco dice una bischierata. Vabbè, però devi rispettare l'opinione di altrui. Chi non la pensa come te dice tutte bischierate. Sono in tanti che lo pensano. Sempre meno. Però la Fiorentina l'anno scorso potesse vincere lo scudetto e andare in Champions con una campagna acquisti di rafforzamento a gennaio, ma insomma sì, magari poteva ambire a un posto in Champions, vincere lo scudetto con la Juventus, non so quante vittorie di fila conseguì, insomma sono parole grosse, non sarebbero bastati due difensori, ma dovevano arrivare dei giocatori molto forti, ma doveva essere rinforzata alla grande la squadra, cosa che a gennaio non, guarda che la Roma andò in Champions, Francesco, mercato di gennaio, Sosa non fu ribaltata da Perotti e Zanardi, giocatori che te potevi prendere tranquillamente. Non ha chiesto dei grandi difensori, no. Ha chiesto due difensori, sì, ma a gennaio la Fiorentina per me poteva investire qualcosa in più, ma si parla dal senno di poi. Però, a quel momento era prima in classifica e ha chiesto due difensori che non gli sono stati dati. Non sono d'accordo sul fatto che la Fiorentina, se fosse intervenuta, ma doveva intervenire in maniera massiccia, ma a gennaio non è facile intervenire in maniera massiccia sulla squadra. La Roma ha comprato Perotti e Sharawi, ma lavorava su una base di giocatori molto più forte di quella della Fiorentina. Cioè era la Fiorentina, aveva fatto qualcosa di straordinario con la rosa che aveva, essendo prima in classifica a dicembre inoltrato. Puoi dargli l'occasione. Sì, Russo vuole il male della Fiorentina. L'occasione gli potevano dare, lui quello che ha chiesto gli va dato in quel momento. Sì, ma per me la Fiorentina, per essere rafforzata e arrivare ai livelli delle prime tre, doveva cambiare. È una tua sensazione, per me sicuramente giusta. 5-6 giocatori, ma forti. E a gennaio 5-6 giocatori forti non si comprano. Non ha chiesto parlare di una Fiorentina che poteva competere per lo scudetto con una campagna acquisti l'anno scorso a gennaio di rafforzamento incredibile, io non so chi poteva comprare, insomma per me è pura fantasia, perché nemmeno la Fiorentina di Cecchi Gori quando doveva competere e lottare nell'anno in cui la Fiorentina al giro di boa era prima, mi ricordo ancora che fu acquistato, ragazzi, ma cosa stiamo dicendo? Grande vittoria. Ma cosa stiamo dicendo? Ma lì era finito tutto, ma Cecchi Gori a gennaio portò Kancelskis, ma ve lo ricordate? No. Si ragiona? No. Ma questo è l'anno quando prima. C'aveva Sordi, ma no. Della Valle fu mi dire sono ambizioso. Vabbè, allora invece di parlare del passato, parliamo del futuro.
però parliamo del futuro, perché comunque non vuoi parlare del futuro? No, non lo so, probabilmente dovrò arrabbiarmi ancora di più se si parla del futuro. Perché comunque per la prossima stagione potrà anche essere più chiaro l'operato e potrà anche essere più o meno criticato, più o meno apprezzato l'operato di Corvino, di Pantaleo Corvino. Avrà più tempo per programmare, avrà più tempo anche per capire come variare, modificare la Fiorentina, i volti della Fiorentina, quanto via via ci sarà. Ma io penso che l'importante sarebbe scegliere l'allenatore, però questo non so a che punto siano le modalità di scelta o le classifiche per scelta. Poi soprattutto capire anche che tipo di giocatori serviranno all'allenatore, però fondamentale insomma è scegliere l'allenatore e poi su quello penso che si dovrà basare il mercato anche per mettere i giocatori più funzionali al sistema di gioco e l'allenatore verrà scelto, che a oggi insomma non è che i nomi vengano fatti mi entusiasmino, però alla fine si deve pensare anche se siamo fuori a tutte le anche dall'Europa League o altro, insomma è anche difficile, cioè non si è il Manchester United che fuori dalla Coppa lo stesso può avere degli allenatori importanti. Alla Fiorentina effettivamente insomma, quello che si può costruire. Il futuro della Fiorentina ha un nome e un cognome. Scusami, la sensazione è che comunque l'allenatore della Fiorentina prossimo dipenderà un po' anche da un effetto domino. Allora, dell'allenatore della Fiorentina non me ne frega nulla. Sì, ora lo dice Diego. E perché chiunque venga, Maran, Di Francesco, Di Biagio, Giampaolo, quello di Barberino... Cioè, se non gli fanno la squadra va un po' lontano. Il futuro della Fiorentina ha un nome e un cognome, Federico Bernardeschi, perché noi è inutile girarci intorno. Qui il problema è quel che sarà Federico, quel che farà Federico Bernardeschi, perché Bernardeschi o rinnovi il contratto entro i prossimi 2 mesi oppure a luglio va via, e a quel punto voglio vedere che succede. La questione perché tu guardi? Guardo. Chi c'è? Una ballerina? No, e guardavo l'altra televisione, non so che... Enrico, no. Vienimi in soccorso, riporta l'ordine. Da lì si capirà le strategie della televisione. Dice sempre le stesse cose, guardo un po' l'impressione. Vedi perché sono d'accordo con Leonardo, che ha detto una cosa sacrosanta. Che Bernardeschi rimane o non rimane a Firenze? Lo accontentano nel contratto che chiede o non lo accontentano? Ma perché lui ormai si sente giustamente un top player, quindi chiede un contratto adeguato al ruolo che ricopre. Glielo daranno, glielo concederanno. Di varie squadre importanti, certo. Glielo concederanno. Inter, non solo. Quindi è una bella base su cui partire. Credo. Perplesso Federico Iniesta. No, io condivido, insomma, di talento penso sia il miglior giocatore abbia la Fiorentina. Poi il campionato italiano oggettivamente basterebbe anche poco probabilmente oggi per fare una squadra decente. Bravo. Perché c'è parecchio poco. Il calcio è difficile a guardare in Italia, siamo onesti. In generale, perché anche in resto d'Europa non è che ci sia delle gran partite o dei campionati talmente competitivi, però oggettivamente sulla competitività delle squadre di Serie A, insomma, mi sembra che non ci sia più una squadra nemmeno che la sa difendere da questo punto di vista, e quindi insomma avere un attacco un pochino a modo già ti porterebbe a fare dei risultati diversi. Noi invece l'attacco ci siamo un pochino un modulo un po' piantato a questo punto di vista, e si deve sperare in Kalinic o in qualche giocata particolare. Questo probabilmente dipende anche dai giocatori che abbiamo, insomma, e Bernardeschi comunque... sicuramente non è in dubbio, insomma, è a oggi sia in questo momento il miglior talento della Fiorentina. Poi se si ripeterà in futuro, anche questo non è, perché insomma un campionato intero non l'ha fatto neanche quest'anno, insomma, bisogna lui essere anche onesti. E Chiesa, comunque, Chiesa, i diciamo, due talenti è stata forse davvero su Sosa l'aspetto più positivo, perché facendolo esordire già quest'estate con... fare una domanda, ma se solo... La fai dopo la pubblicità? No, con la Juve. Restate con noi perché continuiamo a parlare tra pochissimo. Devo andare assolutamente in pubblicità tra poco.